Cari amici, prima di fare qualche considerazione, consentitemi di fare un'osservazione di carattere generale. Credo che non abbiamo mai vissuto un periodo così difficile nel nostro paese. Non abbiamo mai avuto un clima così pesante per ognuno di noi, per la vita delle famiglie, per la società italiana. Pesano ovviamente più di 2 anni di Covid e di preoccupazioni legate al Covid. Pesa la vicenda della guerra in Ucraina, immagini che pensavamo di aver cancellato dall'Europa. Pesano a volte notizie di cronaca, immagini di cronaca davvero drammatiche che riguardano soprattutto atti di violenza nei confronti delle donne, femminicidi. Qualche giorno fa abbiamo assistito qui in Campania, a Gragnano, ad una vicenda drammatica che credo abbia colpito in profondità ognuno di noi, la vicenda di Alessandro, ragazzo di 13 anni, oggetto di cyberbullismo, di un'aggressione mediatica da parte di altri coetanei. A questo si aggiunge una vicenda elettorale nata in maniera francamente sconcertante, che si è sviluppata nel mese di agosto, con un clima abbastanza rissoso, di grande confusione, che non lascia prevedere nulla di buono per il dopo 25 settembre. Abbiamo in queste ore, sembra un fatto lontano, ma credo che abbia anche questo portato un elemento di tristezza per tutti quanti noi, la morte della regina Elisabetta, che era diventata in qualche modo nel corso dei decenni una figura quasi familiare per tutti quanti noi e comunque una splendida figura di donna e un grande esempio di senso di responsabilità e di dedizione al proprio paese. E poi, soprattutto in queste settimane, pesa in maniera grande per oggi, per il futuro, la situazione economica delle famiglie e delle imprese. Non abbiamo mai conosciuto un periodo nel quale ci fossero tutte queste componenti che determinassero una pesantezza di vita, proprio un clima difficile per tutti quanti noi. Oggi, ripeto, soprattutto la preoccupazione economica per le famiglie. Non abbiamo mai conosciuto una situazione per la quale si dovesse far fronte a una inflazione, un aumento dei costi di quasi il 10% oramai, una triplicazione in qualche caso delle bollette della luce e del gas. Beh, diventa francamente difficile trovare in questa situazione motivi, non dico di entusiasmo, ma perfino di serenità, di fiducia nel futuro, e tuttavia. Proprio nei momenti difficili dobbiamo stringere i denti e dobbiamo tentare di fare, a mio parere, una doppia operazione. Parlo ovviamente adesso a chi ha responsabilità pubbliche. Cercare di far prevalere nella maniera più ampia possibile gli elementi di unità e di solidarietà. È difficile per queste 2 settimane, campagna elettorale, polemiche, contrapposizioni, ma passata la campagna elettorale, dovremo fare di tutto per far prevalere gli elementi di unità e di senso di responsabilità rispetto all'Italia e alle nostre famiglie. E poi soprattutto dobbiamo avere la capacità di fare interventi concreti che abbiano risultati visibili, percepibili da parte dei cittadini. Abbiamo una situazione per la quale il diremo, faremo, vedremo
non solo non conta più niente, ma rischia di diventare intollerabile da parte dei cittadini. Allora, noi cercheremo di fare anche in questa situazione difficile, soprattutto in questa situazione difficile, tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare fiducia, per dare serenità, per dare in ogni caso un aiuto alle nostre famiglie, alle nostre aziende. La situazione economica, noi stiamo facendo uno sforzo enorme per mettere in piedi un piano socio-economico come quello che abbiamo varato come Regione Campania 2 anni fa. 2 anni fa siamo stati l'unica regione d'Italia a varare un piano di aiuti di 1 miliardo e 20 milioni di euro per le famiglie, per le imprese, per i pensionati, per il mondo del commercio, dell'artigianato. Non abbiamo oggi quelle risorse, ma stiamo facendo uno sforzo enorme per recuperare centinaia di milioni di euro per un piano di aiuti alle famiglie e alle imprese. Stiamo facendo una battaglia in queste ore perché abbiamo questo paradosso. Vi sono disponibili per le regioni del sud 22 miliardi di euro. Sono i fondi FSC Sviluppo e Coesione, così si chiamano. È un capitolo finanziario dello Stato destinato alle regioni meridionali per l'80% e per il 20% alle regioni del sud. Bene, è stata data una prima anticipazione, ma da giugno vengono tenuti bloccati 22 miliardi di euro che potrebbero essere dati immediatamente alle regioni del sud. La regione Campania dovrebbe avere a conguaglio altri 5 miliardi e 600 milioni di euro. Avessimo a disposizione oggi immediatamente queste risorse, probabilmente potremmo fare un piano di aiuti al di là di quello che poi dovrà fare il governo nazionale, molto più consistente. Ma incredibilmente questi 22 miliardi di euro vengono tenuti bloccati. La mia opinione è che sono bloccati perché c'è qualche forza politica che immagina che dopo il 25 settembre queste risorse destinate per l'80% al sud possono cambiare destinazione e arrivare magari per l'80% al nord anziché al sud. Mi auguro che non avvenga questo ennesimo delitto sulla pelle dei cittadini meridionali e dei giovani meridionali. Vedremo se in queste ore prevarrà il senso di responsabilità e si sbloccheranno questi 22 miliardi. Intanto faremo comunque un nostro piano di aiuti socio-economici per le famiglie e per le imprese, per far fronte al caro bollette, per dare una mano alle attività produttive. Presenteremo la prossima settimana, credo martedì, questo piano socio-economico che prevede aiuti alle famiglie, contributi per gli asili nido. Abbiamo già approvato contributi per abbonamenti gratuiti per gli studenti. Ho ricordato in altra circostanza che l'abbonamento gratuito per 2 ragazzi che vanno a scuola significa per una famiglia un risparmio di 1.000 euro. Daremo un contributo, un buono per le attività sportive che possono fare le ragazze e i ragazzi. Cercheremo di bloccare ogni aumento per quanto riguarda le bollette dell'acqua. È il campo nel quale possiamo intervenire come regione. Per quanto riguarda le imprese, cercheremo di sterilizzare per il 30-40%, stiamo vedendo gli ultimi dettagli, gli aumenti del costo dell'energia. In attesa che dal governo nazionale arrivino misure a sostegno delle famiglie,
e provvedimenti per la sterilizzazione degli aumenti delle bollette elettriche e del gas. Su questo ovviamente dovrà decidere il governo nazionale, che in questo momento è dimissionario e che ha difficoltà a prendere decisioni impegnative. Dunque, all'inizio della prossima settimana noi presenteremo il piano di sostegno, di aiuti alle famiglie e alle imprese della Campania nella misura maggiore possibile in relazione alle risorse di cui dispone la Regione. Tenete conto che le entrate che registriamo come Regione per quest'anno sono inferiori di 400 milioni alle entrate dello scorso anno. Fra i tanti problemi a cui dobbiamo fare fronte c'è anche questo. Alla fine, quando si governa, si fanno i conti con i bilanci. Nelle campagne elettorali si può essere molto allegri e molto disinvolti. Quando poi si hanno responsabilità di governo, si fanno i conti con la realtà. Allora noi faremo questa prima iniziativa molto importante, piano socio-economico della Regione Campania nella misura maggiore possibile per aiutare le famiglie e aiutare le imprese. Secondo capitolo di attività in cui siamo impegnati, quello sanitario, ci stiamo preparando ovviamente ad avere condizioni di efficienza per quanto riguarda i pronto soccorsi nella nostra regione, nonostante la drammatica carenza di personale. Stiamo procedendo con attività molto importanti, con soprattutto la realizzazione del piano di ampliamento dei centri antidiabete nella nostra regione. Abbiamo appena inaugurato un altro centro molto bello in provincia di Benevento, ad Airola. Proseguiremo nel mese di settembre con l'apertura di altri nuovi centri antidiabete. Stiamo lavorando ovviamente a completare le progettazioni per alcuni nuovi grandi ospedali da realizzare e per completare lavori in corso in alcuni plessi ospedalieri, a cominciare da quello di Solofra. Stiamo aspettando di avere chiarezza da parte del Ministero della Salute per quanto riguarda le nuove vaccinazioni. Premesso ovviamente che a inizio ottobre comincia la campagna di vaccinazione normale per i bambini, poliomielite, tetano, difterite e quant'altro. Ma per quanto riguarda il Covid, stiamo ancora aspettando di avere delle certezze che ad oggi non abbiamo per fare le dosi di richiamo. Ho già detto la volta scorsa che quando partiremo lo faremo avendo obiettivi chiari da comunicare ai nostri concittadini. Per il resto, devo comunicarvi che perlomeno la situazione Covid ad oggi è del tutto sotto controllo. Ad oggi siamo già verso la metà di settembre, non abbiamo registrato picchi di contagio nuovo di Covid. Le terapie intensive rimangono quasi vuote, abbiamo un 2% di occupazione ai posti di terapia intensiva. E anche nei reparti ordinari non registriamo fiammate di contagio Covid. Ovviamente rimaniamo prudenti, igiene personale, la mascherina quando possibile in luoghi di assembramento, manteniamo comportamenti responsabili per evitare problemi. Ma grazie a Dio ad oggi non abbiamo emergenze Covid. Attendiamo ancora qualche giorno per dire una parola definitiva per la nuova campagna di vaccinazione anche anti-Covid, soprattutto per le persone a rischio. Fra qualche giorno apre l'anno scolastico, dovremo seguire con attenzione ovviamente la situazione nelle scuole,
ma per ora non abbiamo segnali preoccupanti. Un terzo capitolo a cui stiamo lavorando è quello degli investimenti, delle opere pubbliche, del lavoro. Vi ho detto già che anche qui dobbiamo fare i conti con una emergenza. Sono aumentati del 30% in media i costi di produzione, i costi delle materie prime, a volte ancora di più. Tutti i quadri economici che noi avevamo definito anche per il PNR, il Piano di Ripresa Nazionale, ma in generale per i cantieri che pensavamo di aprire, tutti i quadri economici oggi sono insufficienti. Dobbiamo mettere più risorse se vogliamo fare delle gare a cui le imprese partecipino. In qualche caso sono state bandite delle gare, ma le imprese non hanno partecipato perché le risorse messe a disposizione non erano tali da garantire utili accettabili. E quindi abbiamo un primo grande problema: trovare nuove coperture finanziarie per fare in modo che le gare bandite trovino imprese interessate a partecipare a queste gare. Abbiamo completato un intervento molto importante ad Avellino, l'autostazione di Avellino, e attendeva di essere completata da una trentina di anni. Un investimento importante e un terminal molto bello per quanto riguarda autobus. Vengono garantiti i collegamenti con tutta la regione, si realizzano posti auto in un parcheggio interrato per 221 posti auto. Ci sarà un asilo nido, credo che entro la fine di settembre si completeranno gli ultimi dettagli burocratici, qualche autorizzazione che manca. Credo che nel giro di pochi giorni diventerà pienamente operativa questa autostazione. C'è da essere davvero orgogliosi per aver completato quest'opera. Ripeto, già solo un parcheggio interrato di oltre 200 posti auto nel centro della città è una cosa che migliorerà enormemente, come dire, l'assetto urbano della città di Avellino. Ne abbiamo approfittato qualche giorno fa anche per fare un sopralluogo nel vecchio ospedale di Avellino. Pensiamo di riprendere il vecchio ospedale e di collocare lì non solo gli uffici dell'ASL, ma anche, come dire, poliambulatori, centri di medicina territoriale. Questo è un intervento che richiederà un investimento di quasi 20 milioni di euro. Il vecchio ospedale è abbandonato, ma è nel cuore della città di Avellino, a 200 metri dal corso principale. Abbiamo deciso di fare questo investimento. I lavori di consolidamento sismico sono stati già fatti, ma fare i lavori all'interno, i lavori degli impianti, delle tecnologie, richiederà un investimento importante. Ripeto, arriveremo sui 20 milioni di euro, ma abbiamo deciso di fare questo investimento e quindi di rivitalizzare anche quella parte della città di Avellino che ha perduto molto per le attività commerciali, oltre che per i servizi, nel momento in cui si è trasferito l'ospedale. Quindi avremo, accanto a un grande ospedale come oggi il Moscati, avremo anche una struttura di medicina territoriale, oltre che uffici dell'ASL, nel cuore della città di Avellino. Abbiamo in previsione anche altri investimenti che ci auguriamo di definire rapidamente. Mi riferisco in modo particolare all'investimento che prevediamo a Piazza Garibaldi a Napoli, dove è previsto l'interramento della stazione della Circumvesuviana, la realizzazione di un hub, di un centro intermodale, cioè di concentrazione
di traffico ferroviario, delle ferrovie dello Stato, della Circumvesuviana, ma anche di mezzi su gomma, e di realizzare lì in quell'area un parco urbano, oltre che la nuova sede della Regione Campania. Attendiamo che si concluda la conferenza di servizi, attendiamo che il Comune definisca anche indici urbanistici validi per tutta quell'area in maniera tale da poter procedere. Complessivamente lì, oltre che un intervento di grande riqualificazione urbana, si prevede un investimento di quasi 1 miliardo di euro complessivamente. E di questi tempi è un miracolo. Altri investimenti importanti si prevedono ovviamente per l'ospedale nuovo a Salerno, oltre 350 milioni di euro, prolungamento della metropolitana di Salerno fino ad Eboli, sperando, ripeto, che si sblocchino i fondi, i 22, 22 miliardi di fondi sviluppo e coesione che sono bloccati, ospedale di Sessaolunca, l'ospedale della Costiera Sorrentina, investimenti importanti a Nola, a Castellammare, un po' dovunque. Stiamo cioè cercando di mantenere la massima concentrazione sul piano di investimenti per dare lavoro alle imprese, ai lavoratori. Inauguriamo lunedì un grande impianto di grande valore ambientale a Giugliano. È un impianto per il trattamento delle ecoballe. Ho già detto che non abbiamo dimenticato che uno degli obiettivi principali del programma della Regione era l'eliminazione di 5 milioni di tonnellate di ecoballe. Nonostante lo sconvolgimento del mercato mondiale, negli ultimi 3 anni praticamente nessun paese ha accettato più rifiuti dall'Italia. Abbiamo avuto situazioni davvero complicate da gestire, ma nonostante questo il programma va avanti. L'impianto di Giugliano che cosa è destinato a fare? A prendere le ecoballe, fare una nuova vagliatura, cioè separazione del materiale riciclabile dopo decenni, quindi un lavoro di recupero di plastica, di materiale ferroso, di vetro e poi la eliminazione delle ecoballe. Contiamo di lavorare in questo impianto fra 400 e 600 mila tonnellate di ecoballe l'anno. Nel giro di un tempo medio risolveremo quindi anche con questo impianto il problema ecoballe della Regione Campania e avremo fatto un altro miracolo. Un altro miracolo. Non so francamente chi avrebbe raggiunto questo obiettivo. Non credo molti. Le ecoballe ce le saremmo tenute in Campania nei secoli dei secoli. Ripuliamo la regione, dobbiamo dare un'accelerata, ma anche qui c'è un problema di costi che sono aumentati per gli impianti di compostaggio, per la lavorazione dell'umido. Avremo, credo, a Napoli, nella zona orientale, il primo impianto di compostaggio anche della città di Napoli, credo all'inizio del nuovo anno, il programma Campania Verde, Campania modello di realizzazione di un ciclo dei rifiuti completo e ambientalmente avanzato, senza nuovi impianti di termovalorizzazione. Beh, questo programma di valore davvero storico va avanti con grande determinazione. Cercheremo di approvare la costituzione di un ufficio regionale dedicato esclusivamente ai pareri ambientali. Sapete che uno degli obiettivi del governo regionale è burocrazia zero.
abbiamo semplificato procedure, digitalizzato procedure per gli uffici del genio civile, per le procedure relative al genio civile. Cercheremo di proseguire questo lavoro di sburocratizzazione, concentrando in un unico ufficio i pareri ambientali e cercando di dare tempi straordinariamente rapidi per questi pareri, in maniera tale da accelerare le opere. Presentiamo domani ad Avellino anche l'accordo fatto con la Regione Puglia per la gestione delle acque della Regione Campania destinate alla Puglia, all'acquedotto pugliese. Per la prima volta dopo decenni abbiamo raggiunto un accordo chiaro che prevede anche ristori ambientali per i comuni della Campania che non erano previsti precedentemente, ma ne parleremo ad Avellino. Per il resto proseguono attività di grande valore sul piano culturale dello spettacolo, prosegue il programma di Estate da Re a Caserta, avremo il prossimo fine settimana il doppio spettacolo di Claudio Baglioni, abbiamo avuto l'esecuzione di Carmina Burana all'inaugurazione dell'evento, uno spettacolo di grandissimo livello. Per tutto il mese di settembre i siti archeologici di Torre Annunziata, Bosco Reale, Castellammare di Stabia vedranno lo svolgimento di Campania by Night, spettacoli sotto le stelle, visite notturne guidate nei siti archeologici. Alla Reggia di Portici sono in corso anche visite teatralizzate in costume d'epoca nel ricordo di Carlo di Borbone e Federico II. Infine, per lo sport destiniamo 9 milioni di euro per l'impiantistica sportiva, agonistica e amatoriale in decine di comuni della Campania, dopo gli interventi importanti. Siamo arrivati ad oltre 27 milioni di euro per lo stadio San Paolo Maradona di Napoli. Faremo un intervento di sostegno allo stadio Arechi di Salerno. Abbiamo deciso di finanziare decine di impianti sportivi anche nei comuni minori, complessivamente altri 9 milioni di euro per le attività sportive. Mi fermo qui, stiamo facendo in un contesto di grande difficoltà tutto quello che è nelle nostre possibilità per andare avanti, per fare in modo che la pesantezza di queste settimane e di questi anni non determini sfiducia, clima di depressione. È chiaro che dobbiamo stringere i denti, ma credo che andremo avanti. Passate queste due settimane di campagna elettorale, cominceremo a parlare in maniera più precisa di questioni di merito che riguardano il governo nazionale, quale che sia. Noi siamo pronti a fare la nostra parte come Regione Campania e siamo pronti anche a difenderci se qualcuno dovesse immaginare di consumare qualche delitto sulla pelle del Sud. Sapete che siamo abituati anche a difenderci bene. Continueremo così, ma in ogni caso il modo migliore per difendersi è fare la propria parte, dare prova di efficienza, aprire i cantieri, creare lavoro e dare una mano, come sempre, alle famiglie, alle imprese, alla povera gente. Questo è il lavoro nel quale siamo impegnati quotidianamente. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.